partiamo, via. Sì. Allora questo signore è partito da qui con la carretta che andavano via, e allora andavano in tanti, come anche mio babbo, prima della guerra del 15-18 con mio nonno andavano a Zagabria, perché nei paesi slavi si guadagnava di più. E questo signore, che gli dico che lui è nato a Lischiace, dalla centrale su c'è, dove si va per andare in Slovenia, c'è una borgata, lui è nato a Lischiace, si chiamava Troncon Giuseppe. E lui andò là e un giorno capitò, era nell'impero austro-ungarico, no? Prima della guerra del 15-18, capitò a Sopron, e Sopron è sotto Ungheria, no? E lì lavorava in piazza, aveva il suo caretto e tanti attrezzi, come ho detto prima, che andavano a raccogliere, rasoi, forbici, tutte quelle cose lì. Lui faceva solo arrotino e ombrellaio, non perché qui molti, per esempio, che mio babbo in Istria facevano, si arrangiavano un po' anche come stagnini, capite, per poter... E verso le 11 dice, passo una carrozza, si ferma e scende giù un signore. E viene da me e dice, perché là... l'arrotino era rispettato più che in Italia. C'è sempre buongiorno maestro, dice loro in tedesco, io non lo so, buongiorno maestro, buongiorno, ha bisogno, ma dice lei affila anche il rasoio? Certo, ma dice tagliano dopo? Tagliano, li affilo per quello, ma dice se ne porto due me le può affilare? Sì, sì. Allora dice poco dopo lo vedo arrivare con due rasoi, dice uno se ne faceva la corteria, ne aveva bisogno, dice, di tagliare la barba a mio padrone, e se me la fa uno almeno, beh, dice venga fra mezz'oretta. Infatti fra una mezz'oretta le viene con sto, prende sto rasoio e dice li pago tutto pomeriggio. Sì, sì, va bene. Allora poco dopo, no, lui va, questo qui era il barbiere del suo padrone, va là, e lo ha saponato, che dopo li ha contato dopo, no? Le ha saponato e tagliava, e questo signore lì che stava fermo per aver rasata la barba ha detto col barbiere, taglia? Perché, dice, non sento niente. Osto se taglia. Quando ha finito, si è lavato, dice, neanche da bambino aveva una faccia liscia come adesso. Vai e di al maestro che lo voglio a pranzo, che venga da me, è invitato da me a pranzo oggi. E lui andò là dall'arrotino, dal maestro, dice così e così, il mio padrone diceva sempre così, non diceva chi era, dice avrebbe piacere che lei venisse a pranzo da lui, no? Ma lui contava a mio babbo, dice io ho pensato andare a pranzo da signore, senz'altro che è un signore, si perde tanto tempo e io ho bisogno di lavorare, no? Dice io con un po' di mortadella, un po' di pane, alla svelta mangio una birra, perché c'era la birra, e poi devo tornare a lavorare perché aveva diverso lavoro, se no non finisco ad andare a sera. A lui ha trovato queste, dice, ho detto, a lui ha trovato questa scusa, ma dice non posso lasciare qui tutto, perché se io vado là, se viene qualcuno che mi porta qualche pezzo via che la gente mi ha affidato per affilare, io come faccio a rispondere? Allora lui tornò dal padrone. Allora il padrone va dentro, fa un scarabocchio lì, porta dal borgomastro, sindaco, che la chiamano borgomastro, ed era scritto, dice poco dopo vedo questo signore che arriva con una guardia. E dice io mi sono anche preso un po' paura, dice con chi ho da fare? Sono in regola, chissà qui possono anche, dato che sono italiano e ero in terra straniera, dar via foglio di via e tornare in Italia. Sai te, lui aveva questi pensieri, no? Quando andò lì, sempre con gran saluto e rispetto, questo qui dice, ecco, quando io la vengo a chiamare che il pranzo, che il padrone è pronto al pranzo, la guardia qui comunale starà a guardare la sua roba, che nessuno gli tocca. Allora dice, non potevo più rispondere di no, ero messo alle strette. Allora andai là e appena mi presentai là al cancello, suonato, e... dice, è venuto a aprirmi, ah sì sì, venga, venga, dice, sono la rottiglia, venga, venga, venga avanti che il padrone l'aspetta a tavola. Va dentro, dice, avrei bisogno, va a pulirsi un po' le mani,
E arriva là, salutato questo qui, grande cortesia, grande... Erano solo loro due, uno da una parte e uno dall'altra. E voleva sempre sapere dove viene, come viene, sa tutte queste curiosità, come capita dappertutto. E allora dopo dice, adesso io vado a riposare, lei va, poi dopo io vengo a trovarla là, che voglio vedere un po' i suoi... E quando è venuto là pomeriggio dice, lei non deve girare, lei deve mettere il negozio qui. Deve affilare qui, non deve girare lei. Ma dice, qui non si vive. Qui massimo una settimana, dopo ci vuole due, tre mesi. Perché questi attrezzi si rovinano per poterli affilare un'altra volta. Dice, e poi dice, qui è difficile, dove metto il negozio? Attrezzatura. Non ci sono problemi. Dice, lei deve stare qui. Quel giorno che non prende la paga, che non ha abbastanza lavoro, lei segni, data e tutto, e io quando vengo gli do quello che... Questo qui era, adesso in poche parole, era Principe Ferdinando, figlio di Francesco Giuseppe. Oh. E lui diventò grande amico. E allora dopo quando lui viene dice, adesso lei deve guardare... Quale sarebbe il posto adatto per mettere su un negozio? Che dopo mette, come ho parlato prima, quello di Treviso, mette su tutte le cose affini, rasoi, tutte quelle cose in vendita, forbici, no? Quello che si adatta alla routine. Ma dice io, se dico quella sarebbe bene, ma è occupata. Se lui la manda via, dopo avranno rabbia anche i cittadini contro di me, mi possono fare anche qualche attentato. E io gli ho spiegato le difficoltà a questo qui, non ci sono difficoltà, lei qui sarà trattato, io darò ordine che deve essere trattato al massimo rispetto e li troverò anche l'alloggio pagando piccole cose, vedete? Dopo lui, questo principe, nel loro impero spazio dappertutto, che lei non so se si ricorda, una volta io prima volta che andai a Udine nei bar, c'erano i reclam normalmente di liquori, di grandi specchi, no? Sì, sì, io sì. Mi ricordo sempre a voi c'era Rabarbaro Zucca. Sì, sì, sì. No? E allora lui fece fare a Rotino, no? In tedesco e in ungherese, il doppio, no? Il doppio. Dice Josef Troncon, a Rotino fiduciario della Casa Imperiale di Vienna. Allora, dice, dopo avevo anche troppo lavoro che ha dovuto chiamare due bravi arrotini da Resia che l'avessero aiutato. E quando veniva lui, che lì avevano la loro villa, no? D'estate, quando veniva lui a caccia, che aveva la loro serie di caccia, lui doveva essere, era il più preferito di andare a caccia con lui. Che io ho letto sul Messaggero Veneto ancora un paio di anni fa, che mi dispiace che non l'ho tenuto, la tappa quell'altra porta su. Andate anche qui, andate anche qui. E quando veniva lì per le sue, no, andava a caccia, con lui venivano le dame di maresciali di Stato e l'arrotino di Resia. Allora sul Messaggero Leonardo aveva detto l'arrotino di Resia ha battuto Principe Ferdinando 32 lepri a 30. Di questa storia era l'arrotino più illustre di Resia, diciamo, in fatto di almeno di notorietà. Ma mio babbo, io lo guardavo quando ero bambino, le prime volte che andavo da lui, lui la filava il rasoio poi per dare la pietra, perché il segreto del rasoio è dare la pietra, avere la mano adatta. Mio babbo quando affilava il rasoio, che era finito, lui per provare tirava un capello, così un capello in aria, e io lo guardavo, quando il rasoio si avvicinava, secondo me mi pareva che addirittura il capello lo tira vicino, e appena toccato saltava via. Una cosa quasi incredibile. Io quando lo guardavo che mi emozionavo, lo dicevo sempre devo arrivare anch'io così. L'altra porta, là. Devo arrivare anch'io così, perché mi piaceva, no? Capite? Perché io mi è piaciuto subito la routine e l'ho sempre fatto ancora adesso, quando mi metto alla ruota io mi entusiasmo, rinasco, rivivo. Perché ho avuto anche delle umiliazioni, ma ho avuto tante soddisfazioni. Quando va
Ti dico una cosa che mi è successa questa primavera, che io ho detto ai miei figli quando sono venuto a casa la sera, ho tre figli, nessuno sposato, siamo tutti assieme, la moglie mi è morta come ho detto prima. Allora ero là in un paesino che si chiama Bagnara di Romagna, vicino Lugo. È un paesino, gente là c'è molta agricoltura, diciamo proprio vini, frutta tenuta come giardini, no? Tutto. E in una via, mi conoscono, non dico tutti, ma una buona parte, una via faccio come ho detto prima, con l'urlo, col microfono, che c'ho camioncino adesso, abbiamo tutta attrezzatura, col microfono, urlo una signora subito avanti, mi avvita, Rotino, venga, venga Rotino, c'ho tutto da rotare. E vado avanti, mi sono messo lì, dopo sono venuti anche altri, e, però dice c'è un problema, che problema c'è? Dice devo andare via. Beh, Marico, non ci sono problemi, io gli faccio il conto, mi paga, dopo la lascerò a una sua amica vicina. Ma è andata a vedere un'amica e l'altra, non c'era nessuno. Ma dice, intanto venga in casa che gli faccio un caffè, perché mi ha sempre fatto un caffè. E poi dopo preparo la mia roba, sono andato in casa, ho fatto un caffè, mi ha preparato tutta la roba, quanto è tutto, tanto mi ha pagato, dice, sa come facciamo? Adesso io gli do la roba, l'ho pagata, ho bevuto un caffè, io chiudo la porta. Quando lei ha finito, venga dentro e la metta lì, io chiudo la porta e gli do la chiave. Ma gli giuro la pura verità, gli do la chiave, quando lei ha finito venga dentro, mi metta sul tavolo lì, metta la chiave lì e tiri la porta vicino. E lì avevano uffici di computer, avevano uffici. Io ho detto alla mia figlia, c'ho la mia figlia più vecchia, lavora in questura a Bologna, cioè nella polizia di Stato, no? Io ho detto alla mia figlia, tu avresti dato la chiave a un foresto. Ma dice ti conoscono. Ma io dico se tu avresti dato a un foresto la chiave. La stima cosa vuol dire? Vede, sì, la stima, ecco la rotina ambulante, anche quello lì ci sarebbe tanto ricordo. Dove siete conosciuti? Per me la stima. Sono più che i soldi, diceva mio padre. Perché se hai la stima, io andai una volta, dovevo andare giù a Bologna da qui e dovevo andare a Maniago da David, che era una ditta che col telerino dovevo prendere un po' di roba, che loro anche vendevo. E lungo il viaggio io ho pensato mi dovevo fermare anche vicino a Pordenone, che mi fermo sempre a prendere un po' di formaggio friulano, da volte 3-4 forme, altri amici laggiù che me lo ordinano, no? E lungo la strada giù per San Daniele dico ma io forse non ho basta di comprare il formaggio, soldi. Dico là David mi manda giù la fattura che poi gli pago. E sono andato là nella ditta, dico signor David mi deve dare anche 200.000 lire. Metta anche quello, scriva anche quello, perché dico che ho contatto, non c'è problema. Io anche in giro, quando mi invitano anche in casa, tanti che mi invitano, anche a mangiare, che ti offrono il pranzo, ecco, quando non ho bisogno, che dalle volte mi secca anche quasi mangiare, perché io a mezzogiorno, io ho il mio camioncino, mi pare andare sotto un'ombra, fermarmi io, compro anche a secco, mi piace stare tranquillo, la pacifico, no? Riposarmi bene, ascoltare un po' la radio, capite? E, ecco, mi piace anche così. Ma quando vado nelle case che mi invitano dentro, se c'è solo una signora, non dico neanche una parola fuori di traverso, perché non vorrei che pensi quello che io non sono. Perché quando la gente ha fiducia in te, guai rompere la fiducia. Io dico tante volte, nostri politici o nostri, adesso non voglio andare in politica, ma dico solo una parola, quelli che quando fanno, a volte sarà anche esagerato, ma ci sono anche dei scandali, come fanno ad avere coraggio a presentarsi ancora al pubblico? Io là nella zona dove mi conosco, se dovrei fare un atto, scapperei via, avrei vergogna a tornare in quei posti lì, perché la gente ha stima e fiducia, quando mi vedono a me che arrivo nel paese, è arrivato il nostro rutino. A volte che c'è qualche nuovo che viene, dice devi dare da rotare a quello che c'è camioncino rosso, telone verde e un uomo alto e vecchio. Capite? Cosa vuol dire? E tutti noi, io dico di me, ma qui a Stolvizio ce ne sono tanti, tantissimi che hanno delle clientela così. C'era un mio amico, sempre un quaglia a Concordia sulla Secchia, lui aveva messo negozio. Quando è morto, che aveva 72 anni, era più che parente, era un grande amico, un gran bravo rotino, capite, nella sua attività. Quando è morto doveva vedere al funerale la gente che è venuta del paese,
come se fosse morto il sindaco del paese, con il maresciallo e il brigadiere a scortare la bara fino alla porta al cimitero. Ecco la stima della Rotini. Ecco gli arotini, quando sono andati in tanti posti, che ce ne sono tanti che sono quello che li conto io, no? Che hanno fatto lì, che sono stati stimati, che sono andati voluti bene. Io li potrei contare un'altra storia che mi viene sempre in mente, no? Sì. Di un arotino qui di Resia, di Stolvizza. Erano tre fratelli, nessuno sposato, che andarono, due erano nell'Umbria, sono andati anche avanti, e uno era solo, era a Porto Reganati. E lì questo qui solo andò un giorno lì a mangiare in una trattoria e anche pioveva, e là gli hanno fatto anche un prezzo, si sono un po' visto questo povero Tino bagnato, gli hanno dato anche da cambiarsi, poi dopo ha mangiato gli hanno fatto anche un prezzo agevolato, no? Poveraccio. E dopo veniva spesso perché l'hanno trattato bene, e dopo veniva come di famiglia, e addirittura dopo gli hanno dato una camera da dormire da loro, sempre a prezzo agevolato, e hanno trovato anche un garage che messe dietro la ruota che lavorasse lì dentro. Ma quello che più io tutto poi non conosco bene, ma siamo andati a trovarlo dopo che lui è morto, che ci hanno invitato, perché mio fratello era il suo figlio, erano fatti molta amicizia, che era parente questo arotino con la moglie, con la mia cognata. E andarono anche quando era malato, che aveva avuto tumore. Quando aveva tumore hanno pensato a tutta quella famiglia lì. Ma io quello che mi ha più emozionato e più, là quando è morto, l'hanno seppellito nella loro tomba di famiglia. Bocchinic Valentino, arotino di Resia. Perché mettere è più che prendere uno a letto, è più che prendere uno nella sua casa. Seppellirlo nella loro tomba di famiglia. E ancora di più, sono andati a cercare gli altri due fratelli che erano già morti. Uno hanno portato le ossa, ha messo lì dentro. Uno che era là, non so in che paese, non hanno voluto darlo i paesani. No, Giovanni deve rimanere da noi.